Nell'undicesima giornata di campionato allievi Elite fascia B, la formazione di Mister Panico indossa perfettamente le vesti da trasferta e conquista altri 3 punti fondamentali per il proseguo della stagione. Si interrompe a 2 invece la striscia di vittorie consecutive del Certosa che, dopo essere passata in vantaggio, non è riuscita a mantenere in mano le sorti del match. La prima offensiva della gara la fanno registrare gli uomini di casa, Pacilli dalla destra tenta il diagonale, il tiro viene deviato e per poco non diventa un interessante invito per Spina. Dagli sviluppi del corner è Andrea Giuliani a tentare la conclusione vincente, ma il tiro si spegne sul fondo. La reazione della Lupa Roma arriva al nono con il tiro di Pelletier, provvidenziale la defensione di Amantini, che smorza la conclusione e consente a Comerci di intervenire senza alcun problema. Al 20° si registra la prima vera occasione per sbloccare la gara. L'azione è di Marco Amaranto Blu, con Gennari che non ci pensa troppo e lascia partire un potente destro che si stampa sul palo. L'inerzia della gara che sembra essere a favore degli ospiti, ma al 36° ecco il gol che arriva per i ragazzi in maglia verde. Riccio raccoglie il pallone dal limite dell'aria e con un diagonale di sinistro trova il vantaggio per il Certosa, fondamentale la deviazione sulla conclusione del numero 8. Padroni di casa che sono ad un passo dal portarsi all'intervallo con il risultato di 1-0, ma prima del duplice fischio la Lupa reagisce. Gennari ci riprova, ma questa volta è il numero 1 ad opporsi al tiro. Questo è però il preludio al pari che arriva 3 minuti più tardi. Ancora Gennari che però questa volta confeziona un ottimo pallone per Pellitierra. Il numero 11 è abile ad illudere l'intervento di Giannini e con un periodo sinistro supera il portiere. Nella ripresa sono subito gli ospiti a partire con il piede sull'acceleratore. Mossini tenta l'acrobazia in aria, ma Comerci non si lascia sorprendere. Il Certosa risponde presente al nono con il bel calcio di punizione di Amici, ma anche in questo caso è attento il portiere che evita il gol ai padroni di casa. Azioni che si susseguono velocemente e al quarto d'ora è il turno di Aureli che, di sinistro, tenta la volée con Pelletier vicino al tapin. Al 20° ecco che l'asse Gennari-Pelletier si rimette in moto. Il centrocampista serve, come nel primo tempo, la corrente Pelletier che fa tutto a meraviglia. Stop, dribbling e battuta di sinistro che non lascia scampo all'estremo difensore. Doppietta per il numero 11 e parziale ribaltato. I tentativi del Certosa non sono nitidi e così al 24° è la conclusione di Andrea Giuliani a spegnersi sopra la traversa. Il numero 4 ci riprova anche in zona recupero, ma il destro è ancora da dimenticare. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio che vede la Lupa Roma battere 2-1 il Certosa e conquistare meritatamente altri 3 punti in trasferta.